Ciao a tutti ragazzi, io sono Mickey Mouse e benvenuti in questo nuovo video recensione. Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi di iscrivervi, attivare la campanella e condividere questo video con tutti i vostri amici. Vi ricordo inoltre che qui sotto trovate il link per Instant Gaming. E ora non perdiamo altro tempo, iniziamo! Allora ragazzi, da come potete vedere, ecco qui abbiamo queste magnifiche cuffie e questo magnifico tappetino. Ragazzi, direi di partire subito dalle cuffie. Allora, vai, voi dopo. Ok. Intanto qui ci vengono fornite con un comodissimo cofanetto, il quale può essere preso anche da qui e trasportato in questo modo, ragazzi. E ora apriamo questo cofanetto che è molto morbido, ecco, però è allo stesso tempo rigido. Ok, a cofanetto aperto praticamente troveremo le cuffie qui in mezzo e co da come potete vedere abbiamo il manuale e abbiamo questo adattatore per l'aereo e che da come potete vedere il foro per il cavo jack da 3,5 mm. E quindi questo è, ragazzi, diciamo, poi è molto semplice, però diciamo fa il suo lavoro, ecco, le cuffie le contiene, ma ora passiamo alle vere protagoniste di questa video recensione. Vai, togliti tu. Eccole qui, le Mixer Card E9, ragazzi. Prima le analizzeremo esteriormente, poi le andremo ad analizzare nel dettaglio. Allora, da come potete vedere, l'archetto è molto molto morbido. Guardate, morbidissimo. Cioè, al tatto è molto morbido, per dirvi. E anche i padiglioni, guardate, sono morbidi, sono molto morbidi. Comunque, poi abbiamo gli archetti regolabili, anzi per un bel po', ragazzi. Qui sul lato, non so se riuscirò a farlo vedere, sì, qui si vedono le misurazioni, arrivano a un massimo di 25. Va bene per qualsiasi tipo di testa. Ma ora iniziamo ad analizzare più nel dettaglio. Allora, ecco qui, sul lato destro, perché le cuffie si mettono, cioè il logo, da quando ho capito il logo dovrebbe stare alla destra, quindi andiamo a vedere. Ok, qui abbiamo dei semplici tasti per alzare ed abbassare il volume, poi vediamo che non serviranno solo per questo, ragazzi. Poi abbiamo il cavetto normale, un USB-C, che ecco, vi faccio vedere, ecco, anche i cavetti che si trovano nella confezione, appunto come questo cavetto di ricarica USB-C, USB-A e questo cavetto jack che già troviamo nella confezione. Quindi, poi abbiamo, quindi, a parte questo cavo USB-C per la ricarica, abbiamo il tasto di accensione. La cuffia diventerà automaticamente Bluetooth, però noi come facciamo a collegarla a un altro dispositivo? Basta tenere premuto, poi c'è scritto tutto nel manuale delle istruzioni, però basta tenere premuto e inizierà il pairing, cioè l'accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth. Quindi lo riconoscerà e l'avete connesse. Poi se tenete premuto per 3 secondi all'incirca l'accendete, lo ripremete di nuovo per 3 secondi, si spengono e il LED diventa rosso. Quando si accende, ragazzi, vi è una voce femminile robotica all'interno che vi dice power on, e lo stesso quando si spegne power off, e soprattutto quando si connette e disconnette dice connected o disconnected. Diciamo che è molto utile per questo. Il microfono è un microfono integrato e comunque sono delle cuffie over ear, quindi inglobano tutto l'orecchio all'interno. E poi un'altra cosa, arriviamo al pezzo forte di queste cuffie, che come potete vedere è questo magnifico tastino. Qui comunque c'è anche il cavo jack di 3,5 mm, ma qui potete vedere che c'è questo tastino che anche se io ho le cuffie spente posso attivare. Questo tastino, ragazzi, cioè, non vi posso spiegare cosa fa, cioè, non posso farvelo sentire, ma quello che vi posso dire è che attiva la cancellazione del rumore. Quindi, ad esempio, se avete dei rumori ambientali nelle vicinanze li cancellerà sicuramente, ma se già, ad esempio, vi trovate in una metro oppure in viaggio, li abbasserà notevolmente, anche se solo la vostra voce. L'unico punto dolente, se vogliamo, di queste cuffie, perché si aggirano intorno ai 69-79 euro, dipende, ragazzi, trovate un'offerta su Amazon. L'unico punto negativo è il fatto che questi padiglioni non sono molto freschi, cioè nel senso, se le utilizzate in un periodo estivo probabilmente il vostro orecchio farà una sauna come non mai. Però, ragazzi, cioè, è un punto che
veramente irrilevante rispetto alle intere cuffie. Ecco, adesso vi faccio vedere l'accensione, basta tenere premuto. Ecco, non so se si sentirà la voce, però vedete che lampeggia anche per collegarsi con un dispositivo, però lampeggia una luce blu. Io ora la spengo perché non mi serve adesso. Ecco qui, e l'ho spenta, avete visto il LED rosso. Quindi ragazzi, funziona bene. Ragazzi, comunque i medi, i bassi, gli alti sono ben calibrati. Non abbiamo bassi molto potenti, ma comunque ragazzi, per il prezzo che hanno, tutte le cose che offrono senza cavo, poi durano più o meno all'incirca 30 ore con l'attivazione della cancellazione del rumore 24, quindi anche la morbidezza, tutto quello che offrono, ragazzi, a quel prezzo ci stanno tutte. Ragazzi, questa recensione non durerà molto, perché più che altro questo qui sarà un video bonus, ma già vi ho parlato di tutto quello che c'era da parlare per queste cuffie. E ora voglio parlare del tappetino, che non riesco a inquadrare tutto, ragazzi, col mio cellulare. Però è della Titanwolf, eccolo qui, potete leggere il nome. Allora, togliamo via le cuffie, vabbè, le metto un po' più a lato. Ecco, io ci sono vari stili per questo tappetino. Io ho deciso di prendere quello lava, ma c'era quello con il lupo e il leone, c'erano vari tipi. E praticamente è lungo 900 mm, quindi 90 cm, ed è largo, o alto se vogliamo, 400 mm, quindi 40 cm. E ragazzi, vi dico che è morbidissimo. Ecco, questa parte qui dietro aderisce completamente con la superficie. Vabbè, io uso un tavolo normale, ragazzi, da scrivania, non è niente di che. Aderisce completamente ed è molto molto morbido. C'è anche molto molto spazio. Se siete dei low sensors con il mouse, potete diciamo fare ampi movimenti. Quello che c'è da dire, ragazzi, è che poi è una cosa. Adesso vedete, ho i LED davanti alla postazione, ma se non so se si noterà, però quando i LED praticamente cambiano, non si vede in telecamera, però sembra, ecco, sì, adesso sì, sembra che il tappetino sia retroilluminato e che cambi colore insieme alle luci. Invece no, è solamente l'effetto di riflesso che danno. Però comunque, ragazzi, per quello che costa, che si aggira intorno ai 15 euro, diciamo 14 euro, è veramente molto grande e funzionale questo tappetino. Poi per il tappetino non noto nessuna, diciamo, negatività, perché comunque semmai non è a LED, però non lo so, è comunque un buon tappetino di fattura. Quindi, che dire, un saluto a tutti da Mickey Mouse, ciao ciao, iscrivetevi!